Salve amici, stasera accanto a me abbiamo ancora il dottor Tancredi Militano, che ormai voi lo conoscete molto bene, il nostro esperto del cervello. Ma che Buonasera. Cosa abbiamo nel cervello? Ma una marea di tribù in rivolta una contro l'altra. Sì, ma poi ci racconta delle storie. A un certo punto c'è una parte del nostro cervello che combatte contro di noi, sì. Noi non la possiamo controllare, però se ascoltiamo le sue pillole di neuroscienze che trovate su Audible, su iTunes, su Amazon, eccetera, eccetera, potete cominciare a combattere. Non avete più alibi, adesso abbiamo dato tutte le informazioni necessarie per stare bene. Insomma, chi non ascolta gli audiolibri vuole stare male, Luciano, appunto. Ma poi, senti, non so se te l'ho chiesto l'altra volta, ma il cervello, qual è stato il tuo primo incontro con il cervello? Cioè, tu sai talmente tutto del cervello che sembra che sia l'amore della tua vita, insomma. Sì, no, io passo in studio dal lunedì alla domenica, 7 giorni su 7, quindi io sono ufficialmente single, proprio perché sono sposato col mio cervello, e quindi io sono lo amo, e poi mi piace conoscere quello degli altri. Quindi il mio è un amore vero e proprio. Tu parli di amore scherzando. Ma io veramente adoro viaggiare nel cervello, nel mio, conoscerlo e poi insegnare agli altri come funzioniamo, perché se noi conosciamo i meccanismi di funzionamento possiamo stare molto bene davvero. Certo, tu che studi il cervello, vivi con il cervello, c'hai un aneddoto, c'hai una storia da raccontare del tuo primo incontro con il cervello, con il tuo cervello? Ah, con il mio cervello, no, perché io ti ho raccontato la volta precedente dell'incontro con il cervello di una persona che veniva da me per una dieta. Sì. Tu invece vuoi sapere l'incontro con il mio cervello. Bene, allora io ti posso raccontare quello che sono riuscito a cambiare dopo che ho conosciuto i meccanismi di funzionamento del cervello grazie allo studio delle neuroscienze. Per esempio, ho scoperto che le 4 paure dell'io, che sono le 4 paure che comprendono poi tutte le altre, no? Sono tutte finte paure. Questa è una cosa importantissima, secondo me, da sapere. Adesso la possiamo dire, sì, perché sì, secondo sì, me diciamola, è giusto diciamola. Queste conoscenze sono importanti da divulgare perché possono aiutare davvero concretamente. Certo, guarda negli occhi chi ti ascolta. Sì, allora, a chi non è capitato di avere paura del giudizio? Chi non soffre di un po' di disistima, quindi un po' di paura di essere un po' inferiore, incapace, inadeguato, inadatto in alcuni momenti? Chi non ha paura del senso di colpa, quindi chi evita di essere o di fare quello che desidera proprio perché ha paura di fare del male a qualcuno, quindi di vivere un senso di colpa? E chi non ha paura dell'abbandono affettivo, quindi di stare da solo, di rimanere da solo, eccetera. Ebbene, studiando il cervello abbiamo visto che queste 4 paure sono volute da una parte di noi che ci ipnotizza e ci costringe a vivere queste paure. Quindi non sono paure reali, sono paure che una parte di noi vuole che noi abbiamo. Io avevo per esempio una grandissima paura, io le avevo praticamente 3 su 4 le avevo. A me mancava la paura del senso di colpa, quindi infatti non mi comportavo benissimo con le ragazze che frequentavo. Però diciamo così, 3 di queste 4 paure le avevo, per cui pur non comportandomi benissimo avevo una forte paura dell'abbandono. Forse per quello che non mi comportavo bene, ecco, voglio cercare un alibi. Sì. Poi avevo una grandissima paura del giudizio, ma enorme paura del giudizio che mi bloccava qualsiasi cosa facessi, e una grandissima disistima. Quindi io mi consideravo la persona più insulsa, più stupida del mondo. E queste mie paure io le vivevo come reali, quindi ai tempi anche dell'università mi generavano difficoltà, ma non soltanto nel relazionarmi con gli altri, ma anche con me stesso, nell'idea intima e profonda che avevo di me. Quindi non credevo in me, per esempio. Mi ricordo che un aneddoto che tu mi chiedi potrebbe essere quando io, in procinto di laurearmi, a un certo punto entrai in crisi, cosa che succede comunque a molte persone. Quindi invito le persone che vivono queste esperienze a sapere che invito ad avere coraggio, perché si possono risolvere tutte queste cose.
E mi ricordo che in procinto di preparare la mia tesi, io cominciai ad avere dei pensieri negativi per cui volevo abbandonare. Quindi avevo fatto anni di studi, mesi e mesi di ricerche didattiche, eccetera, E e volevi buttare tutto sì, all'aria. io volevo abbandonare e non fare la tesi, per esempio, perché non mi ritenevo all'altezza di poterlo fare, non avevo una stima di me stesso tale da potermi considerare pronto per E come quell'evento. l'hai superata questa disistima? Ai tempi l'ho superata perché comunque sia i miei mi hanno incoraggiato che poi anche io mi sono detto ma perché devo buttare tutto all'aria? Però ecco, questo per dirti non tanto che questa paura mi ha veramente bloccato, ma la prima volta che ho percepito qualcosa che non andava e che la prima volta che sono entrato in contatto con le mie parti irrazionali è stato in quell'occasione per cui ho capito che non governavo proprio tutto io dentro di me, che c'erano delle parti che potevano prendere il sopravvento e che rischiavano poi di magari farmi buttare tutto all'aria. Quella è stata una delle volte, appunto, forse la prima, in cui ho percepito di non essere proprietario completamente del mio cervello. E per quanto riguarda invece le paure dell'io, ovviamente le mie paure sono continuate. Ho continuato ad avere grossa disistima fino a quando poi diciamo, ho potuto agire. Cominciando con le neuroscienze, Sì. hai capito da dove venivano i problemi Sì. e hai intrapreso la strada per risolverli, perché voi, Sì. cari video ascoltatori, dico, conoscete benissimo gli audiolibri del dottor Tancredi Militano, Speriamo. dentro il cervello, poi ci sono pillole di neuroscienze che prima 7, ora stanno diventando 12, 12, sì. e poi arriverà anche un grande audiolibro dedicato ai rapporti tra il cervello e l'insorgere di patologie, di malattie, eccetera, Sì, eccetera. possiamo accennare magari qui giusto Sì, qualche dimmi. chicca. Noi in questo ultimo audiolibro parliamo sì, dell'insorgere di patologie e in particolare mettiamo un pochino in luce i meccanismi di funzionamento di alcune aree che non sono sotto il nostro diretto controllo, che poi sono quelle di cui parlavamo adesso, no? Di queste parti di Certo. noi che prendono il sopravvento, che non sono sotto il nostro diretto controllo, che ci fanno percepire paure. Dalle paure poi nascono delle emozioni ulteriormente, diciamo che aggravano la situazione. Per esempio, avevo disistima di me, avevo paura del giudizio, questo mi generava ansia, paura di entrare in contatto con le persone, anche se poi io lo mascheravo, però, da queste paure nascevano emozioni negative, quindi, io provavo delle ansie, insomma, importanti. Quindi avevo una parte di me che prendeva il sopravvento, mi faceva percepire paure. Io non riuscivo ad eliminarle e queste paure generavano ansia. L'ansia poi io potevo anche rischiare in alcuni momenti di somatizzarla, cioè di portarla dentro, per cui poi può agire sugli organi interni. Però tutte queste paure, quello che voglio adesso Sì. anticipare, è che queste paure sono finte. Nel momento in cui noi impariamo come funziona il cervello e gestiamo diversamente il nostro cervello, però per sapere come devono ascoltare Ascoltare il libro. gli Però, audiolibri. se noi gestiamo diversamente il nostro cervello, queste paure scompaiono. Ed è solo allora che noi riusciamo a capire che erano finte, perché all'inizio noi le crediamo vere. Quando invece studi le neuroscienze, un po' come ho fatto io le ho studiate, ho capito come dovevo comportarmi con me stesso, con il mio cervello, ho cambiato alcune cose che non hanno nulla a che vedere con le paure, Certo, Luciano. certo. Io ho cambiato altre cose, le paure sono scomparse. Io che mi sentivo la persona più stupida e più poco interessante, diciamo, quella su cui non avrei mai investito, che pensavo di non ottenere mai niente nella vita, tutte queste idee di me sono sparite, ma da sole. Questa è la cosa bellissima, È Luciano. questo, ma lo vedete, io vorrei poter zoomare sugli occhi di Tancredi Militano, perché quando parla di queste cose gli si illuminano lo sguardo, proprio il ricercatore Sì. appassionato che dà tutto per le neuroscienze. Sì,
una vita in realtà, esatto, passata poi alla fine in studio a studiare, a cercare di capire come funzioniamo, e grazie poi a queste scoperte, non solo mie, però insomma si può agire davvero concretamente. Cioè, le neuroscienze non sono qualcosa di astratto, non è solo lo studio delle aree, in quel punto del cervello c'è quell'area che si chiama in quel modo. No, le neuroscienze ti dicono: vuoi risolvere questo? Perfetto, devi fare quest'altro. Vuoi andare a sinistra? Bene, allora devi andare a destra. Ti dicono esattamente come comportarti con il tuo cervello. Cioè, ti dicono: il tuo cervello funziona così. Ma adesso te lo diciamo. Tu prova a compiere queste azioni, perché il tuo cervello, per esempio, ha bisogno di queste cose. Adesso non possiamo svelare troppo, Ah, vero Gio? certo, no, per carità. Però noi possiamo fare una promessa, possiamo davvero invitare le persone a studiare come funziona il loro cervello, Certo. a impararlo, perché se tutti noi applichiamo le regole che ci dicono le neuroscienze, che ci trasmettono. Certo, conoscendo poi perfettamente il proprio cervello, perché ognuno ha il proprio cervello, Sì, no? esatto. Uno diventa veramente Quasi padrone di se padrone, stesso, insomma, sì, no? assolutamente. Anche se ci sono delle cose che hanno dei limiti, che non si riescono a capire, è consapevole che quelle sono frutto di una parte del cervello Sì, che sono che è magari contro di finte, noi, esatto, che è no? contro di noi, quindi ci Perché fa. abbiamo un nemico dentro, Sì, vero? ed è. Mi fa piacere come. È vero, abbiamo un Andate a nemico, scoprirlo. però, esatto, però dovete scoprire perché. In Esatto. realtà questo nemico, se poi noi gli forniamo quello che lui vuole, questo nemico insomma diventa amico, e altrimenti è come se il potenziale del cervello diminuisse, perché c'è una parte contro l'altra. Quindi tu hai un'energia 100, 30% è utilizzato per combattere l'altra parte, quindi tu hai una percentuale in meno di capacità intellettiva, di energia da poter utilizzare, perché il cervello è impegnato in una guerra interna, quindi tu hai meno risorse a disposizione. Vedete, io mi auguro che qualcuno lo capisca, se poi non lo capite non importa, di come facciamo editoria qui noi alla Simonelli Editore. Noi innanzitutto ci guardiamo intorno e quando incontriamo degli autentici talenti, cerchiamo di farli entrare nel nostro salotto, nella nostra famiglia intellettuale. Cerchiamo di fare, in un certo qual senso stiamo facendo del servizio pubblico, non Sì, ti no, pare? No? infatti, assolutamente, ma grazie per avermi definito un talento. In realtà io sento una responsabilità, ed è quella di trasmettere quello che conosco. Quello che io ho studiato non l'ho studiato solo per me, l'ho studiato anche per poterlo poi insegnare a mia volta. Siccome ho scoperto delle cose importanti, ritengo che sia un mio dovere poi condividerlo, oltre che anche un piacere, perché se poi C'è. tu trasmetti delle conoscenze e grazie a queste informazioni fai stare bene qualcuno, ovviamente ne hai un feedback positivo. Però ritengo davvero sia un dovere. Leggevo un po' di tempo fa l'articolo della Costituzione italiana che dice che la Repubblica, l'Italia è una Repubblica che tutela la salute. Io credo che uno dei modi di tutelare la salute non sia solo quello di fornire dei farmaci, ma di fornire le informazioni affinché questa salute possa essere raggiunta o addirittura mantenuta. Come se noi potessimo mantenere l'omeostasi dell'organismo. Ora, se un cervello vive paure, da cui nascono ansie, da cui nascono poi somatizzazioni, e tu hai perso la salute. Quindi, se tu riesci a capire come funziona il cervello, riesci a eliminare le paure, riesci a gestire le emozioni in modo da non produrre quelle negative o limitarle e produrre quelle positive, e allora tu hai tutelato la salute, Luciano. Beh, Quindi, certo, certo. quello che abbiamo scoperto, ritengo che sia veramente un dovere a questo punto, visto che l'Italia è una repubblica che tutela la salute, e tutelare la salute vuol dire non fare errori. Ora, se tu non conosci come funziona il cervello, tu fai 100.000 errori, come li facevo io su di me, come li fanno tutti. Certo, perché tu in un esempio, nelle tue pillole di Sì. neuroscienze, spieghi una cosa, se tu sei teso, se tu sei arrabbiato, eccetera, magari
magari sei un po' adolescente, ti vengono un sacco di brufoli quando sei nervoso, certo, roba del genere. Ma ti viene anche la gastrite. Ti viene la gastrite. Certo. E qui c'entra il tuo cervello, perché non sai influenzare quelli che sono degli umori negativi e trasformarli in positivi. Ovvero, io ho scoperto, sentendo tutte le tue grandi spiegazioni e le tue interessanti spiegazioni, che la saggezza popolare ha delle radici anche scientifiche. Sì, quando uno aveva una nonna e diceva e che ti diceva ma pensa al lato buono delle cose, pensa positivo, guarda il lato buono delle cose, questo pensare positivo è quasi una neuroscienza. Sì, pensare positivo è necessario affinché il cervello produca endorfine. Quello che poi le neuroscienze ti dicono è che se tu vuoi pensare positivo devi disinnescare quella parte di te che ti fa pensare negativo. Quindi da una parte puoi provare a forzare il sistema, perché magari ho un emisfero che vuole che io pensi negativo, io con l'altro emisfero devo oppormi a pensare positivo. Le neuroscienze ti dicono: ma perché ti devi tenere un emisfero che vuole che tu pensi negativo? Ma scusa, voglio parlare con questo emisfero. Insomma, in qualche modo entra in contatto con questo emisfero e chiedi al tuo emisfero che è contro di te di smetterla. Lui ti dirà: sì, ma io voglio qualcosa, e tu glielo darai. E così fai pace, non avrai un emisfero negativo, cioè un emisfero che vuole che tu viva situazioni negative e con l'altro devi trasformarle in positive. Tu non avrai proprio quelle negative. Ecco, ma quali sono a questo punto i limiti degli studi sul cervello? Siamo ormai, cioè abbiamo praticamente la pianta totale, del cervello? No, assolutamente, e non so se mai avremo una cartografia adeguata, però tutte le conoscenze che abbiamo adesso sono sufficienti per stare bene, questo assolutamente sì. Che poi ci siano delle parti di noi che non conosciamo, questo ancora sì, è vero, e speriamo di scoprirlo presto, che altri ricercatori facciano altre ricerche, altri studi. Però con le conoscenze che abbiamo adesso tu hai la possibilità di non produrre emozioni negative. Cioè, Luciano, ma non produrre emozioni negative tutti i giorni ti può cambiare la vita. E sì, specialmente di questi tempi. No? Ma sì, ma anche perché, vedi, noi siamo abituati a pensare che le nostre emozioni dipendano, tanto per cominciare, anche dagli altri, per esempio. Questo è un errore. O che da te dipenda l'emozione negativa di qualcuno. Le neuroscienze ti dicono: no, quello che tu fai non produce la sofferenza in un'altra persona, e quello che fanno loro non produce direttamente la sofferenza a te. Perché tra te e gli altri, per esempio, c'è un filtro nel cervello per cui la tua azione si ferma davanti al filtro del cervello. Dal filtro in poi è tutto compito dell'altra persona, o è tutta responsabilità dell'altra persona soffrire. Noi invece, quando siamo piccoli, creiamo delle correlazioni tra il nostro modo di agire e la sofferenza dell'altro. È come se imparassimo delle cose sbagliate. Noi pensiamo, per esempio, che se facciamo una cosa facciamo soffrire qualcuno. Questo è un errore pazzesco. Le neuroscienze ti dicono: tu fai una cosa, l'altro soffre, tu non c'entri niente. Però per sapere perché dovete ascoltare gli audiolibri. Per esempio, noi pensiamo di essere responsabili della sofferenza degli altri. È un errore pazzesco. Tu compi un'azione, il cervello dell'altro analizza l'azione che tu compi, c'è un filtro nel cervello che analizza l'azione, se sbagli a usare il filtro soffri, ma la mia azione e la sofferenza dell'altro non sono in relazione. Questa è una cosa importantissima, nessuno lo sa, le neuroscienze l'hanno messa in luce da poco. E viceversa, se qualcuno ti compie un'azione e tu soffri, non è lui che ti fa soffrire, sei tu che, analizzando la sua azione, soffri. Infatti, quando poi tu soffri e provi rabbia, la rabbia che tu provi è il mix di sofferenza e aggressività. Ma quando quindi tu ti arrabbi, vuol dire che soffri. Quando tu vedi qualcuno arrabbiato, sta soffrendo. Noi invece siamo abituati a pensare che chi è arrabbiato è solo aggressivo. Abbiamo difficoltà a pensare che l'altro soffre. Tutte queste piccole informazioni, tutte queste scoperte sul cervello ti cambiano la vita. Davvero ti relazioni diversamente con gli altri. È impossibile andare in giro senza conoscere come funziona il cervello. Certo. Io starei delle ore ad ascoltare Tancredi Militano. No, io adesso devo andare, quindi basta.
In ogni modo, senti, ormai siamo diventati Sì, è amici, ci vero. diamo del Sì, tu, sì. eccetera, ma caro Tancredi, io ti ringrazio tanto di esserti messo con la Simonelli Editore a Grazie, grazie fare a voi. questo esperimento con gli Sì, con gli audiolibri audiolibri. dedicati alla conoscenza del cervello. Sì. E amici miei, se avete delle domande per il dottor Tancredi Militano, non esitate a scrivere alla casa editrice e poi magari se mandate molte domande, Sì, sì, poi sì. faremo un Magari, salotto delle sì, idee in rispondendo alle cui domande. risponde Sì. alle vostre domande, Sì, un d'accordo? piacere. Va bene, Grazie, grazie, grazie grazie, a dottore, presto. grazie.